accogliere Maria, Madre di Dio, ci libera dalla orfanezza spirituale, quando si perdono i legami e il senso di appartenenza e così l'uomo degrada gli altri, Dio e se stesso. Lo ha sottolineato il Papa nell'omelia alla messa celebrata ieri mattina nella Basilica Vaticana nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella 50ª giornata mondiale della pace. Francesco ha ricordato le madri che perfino nei momenti peggiori sanno testimoniare la forza della speranza. Dopo la messa il Papa, come ogni domenica, ha guidato la preghiera dell'Angelus con i fedeli riuniti in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale della pace che si celebrava ieri ed esprimendo il proprio dolore per l'attentato di Capodanno a Istanbul. Impegnarsi affinché i giovani siano protagonisti attivi della nostra società, affinché abbiano lavori dignitosi. È l'esortazione levata da Papa Francesco alla celebrazione dei primi Vespri e del Te Deum nella Basilica Petrina nell'ultimo giorno dell'anno 2016, nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Dal Papa anche l'esortazione a superare le logiche che portano ad escludere il prossimo. Al termine della celebrazione, accolto da tantissimi fedeli festanti, Francesco si è recato in visita al presepe in piazza San Pietro, dinanzi al quale si è raccolto per alcuni istanti in preghiera. Custodire nel suo cuore. Maria, Madre di Dio, e le tante mamme che danno la vita per i propri figli sono state al centro dell'omelia di Francesco nella prima messa dell'anno 2017, in una giornata intiepidita da un sole splendente e rallegrata dal cielo terso. Celebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e Madre nostra all'inizio di un nuovo anno significa ricordare che non siamo orfani, ha sottolineato Francesco. Per spiegare concretamente questo, il Papa ha richiamato l'esperienza delle madri che sono l'antidoto più forte contro le chiusure. Una società senza madri sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla speculazione. Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. Tra le preghiere della messa anche una dedicata proprio alle mamme. Il Papa le ha ricordate le tante madri che non si arrendono dando letteralmente la vita. Ho imparato molto da quelle madri che, avendo i figli in carcere o prostrati in un letto di ospedale o soggiogliati dalla schiavitù della droga, col freddo e il caldo, con la pioggia e la siccità, non si arrendono e continuano a lottare per dare loro il meglio. O quelle madri che nei campi profughi o addirittura in mezzo alla guerra riescono a abbracciare e a sostenere senza vacillare la sofferenza dei loro figli. Quindi iniziare l'anno facendo memoria della bontà di Dio nel volto materno di Maria, nel volto materno della Chiesa, nei volti delle nostre madri, protegge dalla corrosiva malattia della orfanezza spirituale che l'anima vive quando si spegne in noi il senso di appartenenza a una famiglia, a un popolo, al nostro Dio, ha rammentato Francesco. La mancanza di contatto fisico e non virtuale fa perdere la capacità della compassione. L'orfanezza spirituale ci fa perdere la memoria di cosa significhi essere figli, nipoti, genitori, nonni, amici, credenti. Quando si perde la memoria del valore del riso, del riposo e della gratuità, invece celebrare la festa della Santa Madre di Dio ci fa spuntare di nuovo il sorriso perché sentiamo di appartenere.
di sapere che soltanto dentro una comunità, una famiglia, le persone possono trovare il clima, il calore che permette di imparare a crescere umanamente e non come meri oggetti invitati a consumare ed essere consumati. Celebrare la festa della Santa Madre di Dio ci ricorda che non siamo merce di scambio o terminali recettori di informazione. Siamo figli, siamo famiglia, siamo popolo di Dio. Maria è la donna che sa custodire nel suo cuore il passaggio di Dio nella vita del suo popolo, che ha imparato a essere madre e in quell'apprendistato ha donato a Gesù la bella esperienza di sapersi figlio. Tante devozioni, tanti santuari e cappelle nei luoghi più reconditi, tante immagini sparse per le case ci ricordano questa grande verità. Maria ci ha dato il calore materno, quello che ci avvolge in mezzo alle difficoltà, il calore materno che permette che niente, nessuno spenga in seno alla Chiesa la rivoluzione della tenerezza inaugurata dal suo figlio. Il Papa, in conclusione, ha invitato ad accogliere il suo sguardo materno che libera dall'orfanezza, che ricorda che siamo fratelli, che ci insegna a prenderci cura della vita nello stesso modo e con la stessa tenerezza con cui lei se n'è presa cura. Come ogni domenica, Papa Francesco alle 12 si è affacciato dalla finestra dello studio privato del Palazzo Apostolico per la preghiera dell'Angelus. Il Santo Padre ha sottolineato che Maria ha dato la sua disponibilità ad essere coinvolta nell'attuazione del piano di salvezza di Dio che ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore e ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Dio chiede a Maria non solo di essere la madre del suo figlio unigenito, ma anche cooperare con il figlio e per il figlio al piano di salvezza, affinché in lei, umile serva, si compiano le grandi opere della misericordia divina. Dopo la preghiera, il pensiero del Papa è andato alle notizie giunte dalla Turchia, una nuova strage con almeno 39 persone uccise e oltre 60 ferite da uno o più attentatori travestiti da Babbo Natale, mentre festeggiavano in discoteca il Capodanno. Purtroppo la violenza ha colpito anche in questa notte di auguri e di speranza. Addolorato, esprimo la mia vicinanza al popolo turco. Prego per le numerose vittime e per i feriti e per tutta la nazione in lutto. E chiedo al Signore di sostenere tutti gli uomini di buona volontà che si rimboccano coraggiosamente le mani per affrontare la piaga del terrorismo e questa macchia di sangue che avvolge il mondo con un'ombra di paura e di smarrimento. Oggi, ha ricordato il Pontefice, si celebra la Giornata Mondiale della Pace voluta 50 anni fa dal Beato Paolo VI per rafforzare l'impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Nel suo messaggio per questa ricorrenza ha proposto di assumere la non violenza come stile per una politica di pace. Il Papa ha espresso anche la sua riconoscenza per le tante iniziative di preghiera e di impegno per la pace che si sono svolte in ogni parte del mondo, ricordando in particolare la marcia nazionale dell'ultimo giorno dell'anno a Bologna, promossa da CEI, Caritas, Azione Cattolica e Pax Christi, con il sostegno della Diocesi e del Comune di Bologna. Infine, Francesco ha ringraziato il Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che gli sono state rivolte nel discorso di fine anno durante il messaggio alla Nazione. Ricambio di cuore, invocando la benedizione del Signore sul popolo italiano, affinché con il contributo responsabile
e solidale di tutti possa guardare il futuro con fiducia e speranza. Sostare davanti al presepe per fare memoria di un anno che si è concluso e ringraziare il Signore per quello che ci ha donato. Nell'ultimo giorno del 2016, in occasione del Te Deum, Francesco ha ricordato innanzitutto che in Cristo Dio non si è mascherato da uomo, ma ha davvero condiviso in tutto la nostra condizione. Il presepe, ha affermato nella sua omelia per i primi vespri della solennità di Maria Madre di Dio, ci invita a fare nostra la logica divina, una logica che rifiuta il privilegio, le concessioni e i favoritismi. È una logica, ha proseguito, che si basa sull'incontro, la vicinanza e la prossimità. Certo, ha riconosciuto il Papa, da varie parti siamo tentati di vivere in questa logica del privilegio che ci separa separando, che ci esclude escludendo, che ci rinchiude rinchiudendo i sogni e la vita di tanti nostri fratelli. Oggi, davanti al bambino Gesù, vogliamo ammettere di avere bisogno che il Signore ci illumini, perché non sono poche le volte in cui sembriamo miopi o rimaniamo prigionieri di un atteggiamento marcatamente integrazionista di chi vuole per forza far entrare gli altri nei propri schemi. Sostiamo davanti al presepe, ha ripreso, per contemplare come Dio si è fatto presente durante tutto questo anno e così ricordarci che ogni tempo, ogni momento è portatore di grazia e di benedizione. Il presepe, ha ribadito, ci sfida a non dare nulla e nessuno per perduto. Guardare il presepe significa trovare la forza di prendere il nostro posto nella storia senza lamentarci e amareggiarci, senza chiudere o evadere, senza cercare scorciatoie che ci privilegino. Guardare il presepe implica sapere che il tempo che ci attende richiede iniziative piene di audacia e di speranza, come pure di rinunciare a vani protagonismi o a lotte interminabili per apparire. Francesco ha quindi rivolto il pensiero ai giovani osservando che non si può parlare di futuro senza assumere la responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni. Più che responsabilità, ha precisato, la parola giusta è debito. Un debito con i giovani che ci spinge a pensare a come ci stiamo interessando al posto che hanno nella nostra società. Abbiamo creato una cultura che, da una parte, idolatra la giovinezza, cercando di renderla eterna. Ma, paradossalmente, abbiamo condannato i nostri giovani a non avere uno spazio di reale inserimento, perché lentamente li abbiamo emarginati dalla vita pubblica, obbligandoli a emigrare o a mendicare occupazioni che non esistono o che non permettono loro di proiettarsi in un domani. Abbiamo privilegiato la speculazione invece di lavori dignitosi e genuini che permettano loro di essere protagonisti attivi nella vita della nostra società. Ci aspettiamo da loro ed esigiamo che siano fermento di futuro, ha detto ancora, ma li discriminiamo e li condanniamo a bussare a porte che per lo più rimangono chiuse. Ha così esortato ad aiutare i nostri giovani a ritrovare qui nella loro terra, nella loro patria, orizzonti concreti di un futuro da costruire. Guardare il presepe, ha concluso Francesco, ci sfida ad aiutare i nostri giovani perché non si lascino disilludere davanti alle nostre immaturità e stimolarli affinché siano capaci di sognare e di lottare per i loro sogni.
Anche quest'anno, dopo la preghiera dei primi vespri e del Te Deum in Basilica, nell'ultimo giorno dell'anno Papa Francesco ha fatto visita al presepe allestito in piazza San Pietro e inaugurato lo scorso 9 dicembre. Tanto entusiasmo ha suscitato la camminata di avvicinamento che il Papa ha fatto dalla Basilica al centro della piazza. In molti, nonostante il freddo pungente, hanno avuto così modo di salutare il Santo Padre che, una volta giunto al presepe, accolto dal Cardinale Bertello, presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, e dal segretario Monsignor Vergez, ha sostato per alcuni minuti in raccoglimento e poi ha voluto vedere da vicino i particolari di questa realizzazione donata da Malta. Successivamente ha salutato la banda della Guardia Svizzera Pontificia e quindi, dopo aver salutato quanti hanno fattivamente lavorato per la realizzazione del presepe, a piedi ha fatto rientro in casa Santa Marta. Rivediamo alcune immagini di questo momento singolare del Papa in piazza San Pietro. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 2-3 gennaio 2017. Nella festa dei Santi Innocenti il Papa ha scritto personalmente ai vescovi di tutto il mondo denunciando i crimini atroci commessi contro l'infanzia, in difesa dei bambini. Al primo Angelus dell'anno il dolore e la vicinanza del Pontefice al popolo turco per il massacro nella discoteca di Istanbul. Dopo l'attentato di Capodanno in Turchia, solidarietà contro il terrorismo. In attesa dei colloqui di pace nel Kazakhstan, l'ONU sostiene la tregua in Siria.